Hello, hello! În sfârșit am terminat curățenia și acum mă pregătesc să fac o cafea. Finalmente ho finito da pulire e adesso mi preparo un caffè. Che dirvi? Vado fuori, mi prendo i miei noccioli, mi prendo i miei biscotti e... biscotti danesi. Come sono buoni! E come che sono sempre in discussione, che mangio mentre che parlo, questa sono io. Chi gli piace bene, chi non gli piace sta mangiando. E questa deve essere originale, deve essere naturale, deve essere te stesso. È inutile vengo qua e faccio... No, perché non vale. Io sono questo. Mangio quando mi pare. Lavoro, dormo e faccio la vita come tutti quanti. Adesso vi faccio vedere un fiore. Che bella. Sì. Che io adoro i fiori, specialmente il giglio, è un fiore reale, reale in tutti i sensi. E non so se vi ricordate le parole della Bibbia che dicono: non pensate al domani, perché ci pensa Dio, o domani a se stesso. Guardate come uccelli si nutriscono e non seminano, non arano, non preparano i terreni. E guardate il giglio in tutto il suo splendore, che neanche Salmone, imperatore, non era così bello vestito. Per quello vi dico, non pensate a domani, perché c'è Dio che pensa. Guardate questi fiori, guardate la natura, no? Perché è importante. Ecco. Questa sono io, naturale, originale per tutti quelli che mi conoscono, che mi vogliono bene, vi voglio bene anch'io. Pentru toți cei care mă cunosc, care mă iubesc, io vă vreau binele. Per tutti quelli che mi conoscono e che non mi conoscono e che mi vogliono bene, le auguro una bellissima giornata di Pasquetta e tante belle cose per voi. Ciao. E lasciate che il giorno di domani pensa a se stesso e guardate gli uccelli. E guardate la natura, che è vestita più bella, che gli uccelli non pensano, non seminano, non arano, non fanno niente e si nutriscono. C'è uno sopra che nutrisce a tutto e a tutti. Vi saluto e vi auguro una bellissima giornata. Ciao, ciao, ciao.